Salve a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono il dottor Matteo Forlini, sono consulente per la chirurgia vitrioretinica all'ospedale di Stato di San Marino. Il mio primario, il dottor Alessandro Mularoni, ha avuto il piacere di coinvolgermi in questo caso da incubo che presentiamo oggi, un caso che abbiamo fatto a quattro mani e ora vi racconto un po' questa storia. Il paziente, maschio, 40 anni. Miope elevato con l'occhio sinistro che ha avuto una serie di vicende, di complicanze a catena sin dalla giovane età, fino ad oggi, fino al caso che poi vi mostrerò tra poco. Quindi facciamo un piccolo passo indietro per la storia che è importante. L'occhio sinistro è tutto riguardante l'occhio sinistro. Occhio sinistro che partiva ambliope per questa miopia elevata con anisometropia, quindi il visus dell'occhio sinistro non è mai stato alto dovuto a questa miopia e questa ambliopia, era sui 3-4 decimi. Nel 2005, quando il paziente era un ragazzo, ha avuto un trauma contusivo che ha causato un distacco di retina. Al tempo ho operato con chirurgia episclerale, piombaggio e cerchiaggio, e con successo, retina attaccata. Dopo 4-5 anni, sempre in quell'occhio, la retina si ristacca di nuovo. E questa volta il chirurgo dell'epoca, non eravamo noi, decide di fare una vitrectomia e anche rimozione di cataratta con impianto di IOL nel sacco, quindi phaco e IOL nel sacco. Ma dopo altri 5-6 anni, quindi nel 2016, il paziente di nuovo torna in ospedale per un problema, questa volta della IOL lussata in camera vitrea. Non è chiaro perché, ma probabilmente dal trauma che aveva avuto e forse anche da questa miopia elevata, aveva probabilmente una dialisi, una zonulodialisi, un'instabilità del sacco che dopo un po' di anni il sacco ha ceduto e quindi tutto il sistema IOL e sacco sono caduti in camera vitrea. Il chirurgo che lo seguiva, quindi lo porta di nuovo in sala operatoria, estrae la IOL caduta e decide di impiantare una IOL a fissazione sclerale, una IOL classica da fissazione sclerale in PMMA con diciamo, i punti, il classico prolene attaccato alla sclera in due punti. Arriviamo ad oggi. E quindi arriviamo al nostro video che vi presento. Aprile 2021, quindi il mese scorso, il paziente arriva a San Marino, nella nostra clinica, con un visus bassissimo e soprattutto questa IOL che era stata fissata alla sclera anni prima, dislocata, quindi sublussata, ancora in camera posteriore, subito dietro l'iride, ma completamente sganciata da una parte. Cos'era successo? Che la sutura aveva mollato solo da un lato, quindi un'aptica era ancora fissata alla sclera, ma l'altra aptica no, e quindi diciamo che galleggiava dietro l'iride. E quindi, certo, il visus con un più 7 di sfera arrivava ai suoi 4 decimi, ma ovviamente non poteva restare così. Quindi programmiamo rimozione di questa IOL sublussata e impianto di IOL carlevale. Sappiamo che è la IOL a fissazione sclerale senza sutura, perché non volevamo rifissare questa IOL che era stata già fonte di vari guai. E quindi veniamo oggi e vi mostro il video. Ecco, vediamo l'inizio dell'intervento. Noi diciamo, pensiamo a un caso abbastanza semplice, classico caso in cui la IOL è sublussata dietro l'iride, dobbiamo solo estrarla e impiantare la IOL di Carlevale. Non dico che sia una chirurgia facile, però vedrete come man mano si complica tutto e diventa caso da incubo. Allora, stiamo preparando gli sportelli sclerali per il successivo impianto di IOL di Carlevale. Questi sono passaggi standard. Vedete, questo è il nostro bisturi dedicato per incidere e fare il nostro tassellino. Come notate, c'è un'iridectomia basale
Ricordo che questo paziente è stato operato tante volte, come ho detto nell'introduzione, quindi non è un occhio vergine, è un occhio che ha avuto tante chirurgie, la congiuntiva ha sofferto, quindi ricordiamoci che è un occhio che ha già avuto tanti problemi in passato, quindi da trattare con cura ancora di più. Vedete, con lo sclerotomo prepariamo le due sclerotomie perché questo è il passaggio chiave per la fissazione della IOL di Carlevale, perché i tasselli devono uscire in queste posizioni. Ecco. Ma ecco, questo è il punto. Vedete la IOL qui? Con la pinza prendiamo l'aptica, ma mentre facciamo la paracentesi in camera anteriore, ecco, ci rimane l'aptica in mano, si rompe l'aptica e tutta la IOL cade giù in camera vitrea. Brutta sorpresa, ovviamente. E quindi iniziano a complicarsi le cose, perché da caso di chirurgia del segmento anteriore diventa caso di chirurgia del segmento posteriore. Quindi trocars, usiamo il 25 gauge, e la IOL, vedete, un'aptica non c'è più, si è spezzata. Io afferro l'unica aptica rimasta con la forbice, con la pinza, la vitroretina, la porto in camera anteriore, almeno ci provo. E con l'altra mano cerco di afferrare il piatto della IOL e di estrarre finalmente questa IOL. Ma di nuovo mi rimane in mano l'aptica, si spezza anche la seconda aptica. Quindi stesso errore di prima. Evidentemente questa IOL molto vecchia aveva le aptiche un po' fragili perché due su due si sono rotte. Diventa ancora più difficile perché devo recuperare la IOL al polo posteriore senza aptiche, quindi non ho più tanto dei punti di presa, ma in qualche modo mi afferro quel moncherino di aptica che è rimasta e provo di nuovo a estrarre la IOL attraverso la pupilla con una pinza che però vedete che forse qui un altro errore, una pinza che non aveva un'apertura sufficiente, quindi il morso che mi dà questa pinza non è tanto ampio. Ho una presa scarsa e quindi io cerco di estrarla, ce la sto facendo, ma ricade per l'ennesima volta e il sudore sulla fronte aumenta, ovviamente. Quindi, e qui la cosa peggiore che può capitare, la pupilla si stringe, cioè con tutte queste manovre, ovviamente, abbiamo sollecitato l'iride più volte e sappiamo che l'iride sollecitata cosa fa? Si stringe, che è quello che il chirurgo non vorrebbe mai. Quindi un caso difficile che diventa ancora più difficile. Quindi abbiamo la IOL lussata in camera posteriore senza le aptiche con la pupilla stretta. Allora cerchiamo di tirare fuori di nuovo questa IOL. Ovviamente la pupilla stretta ci ostacola ancora di più e l'iride comincia a prolassare dall'apertura corneale e ricade di nuovo la IOL. Allora qui vedete prolasso di iride. IOL che per la quarta volta porto in campo pupillare, questa volta prendo una pinza più grande e forse è stata la scelta, forse dovevo farlo prima. Con questa pinza grande ho una presa finalmente solida e finalmente apro a questo punto la cornea a 6 mm o anche di più e estraggo finalmente questa lente. Ricordiamo, è una lente in PMMA, quindi rigida. Adesso è finita la prima parte, ma inizia la seconda, cioè impiantare la IOL di Carlevale. Vedete che la IOL di Carlevale, che già di per sé è una lente molto ampia, perché c'è il piatto più tutto questo sistema di loop e di tasselli, che è appunto l'architettura della Carlevale, e quindi già è una lente ampia. Farla passare attraverso una pupilla stretta è, insomma, abbastanza difficile. Normalmente la pupilla è dilatata, quindi qui è stata una sfida che mi ha ricordato un po' il famoso riferimento biblico, difficile far passare un cammello attraverso la crona di un ago. Quindi forse ho un po' citato, insomma, la citazione che potrebbe fare questo paragone. Vedete, qui io devo, la difficoltà è far passare l'aptica, la famosa T, il tassello a T, da una mano all'altra, poi io non vedo niente perché non vedo, incrocio le dita, prego un po' e spero che nella mia pinza ci sia ancora quella T, perché con grande sollievo
quando estraggo la pinza dalla sclerotomia, trovo che la T è al posto giusto e quindi la prima aptica, cioè il primo tassello della carlevale è andato. E do un sospiro di sollievo. Ora c'è la seconda e anche la seconda, per fortuna, con la stessa manovra riesco a estrarla. Quindi a questo punto posso essere contento, ma non è finita. Vado in camera posteriore e vedo un distacco di coroide massivo, ipotonia. Quindi probabilmente c'era leakage dall'apertura corneale che avevo suturato, ma non abbastanza bene. In più, con tutte le manovre, io ero preso dalla carlevale e ho dimenticato. Insomma, alzo la pressione, chiudo la sutura corneale meglio, ma finalmente, grazie a Dio, il distacco di coroide si risolve. La retina a questo punto è attaccata, la coroide è attaccata. Finalmente abbiamo ripristinato un ordine. E finalmente ci avviamo alla fine del caso, quindi sto chiudendo gli ultimi passaggi. La IOL di Carlevale è ben fissata, stabile, centrata, il tono è buono, la coroide è al suo posto e la retina è attaccata. La cornea è ancora trasparente, quindi posso essere contento, possiamo essere contenti. E quindi queste sono le ultime fasi, questo è il risultato finale della chirurgia. Vi mostrerò poi nel post-operatorio che è andato anche meglio del previsto, perché chiaramente avevo un po' di preoccupazioni. Ed ecco, vedete che 2 settimane dopo, quindi nel follow-up a 2 settimane, è stato quasi sorprendente il risultato, meglio delle nostre aspettative, perché chiaramente noi temevamo un po' di possibile scompenso corneale, perché tutte queste manovre con la lente avanti e indietro, che non insomma, è caduta più volte, e anche l'apertura corneale importante, chiaramente la prima cosa che temevamo era una sofferenza endoteliale che poteva portare purtroppo anche uno scompenso corneale. Grazie a Dio non è successo, quindi è stata una bella sorpresa. La cornea, già dopo pochi giorni era trasparente, trasparentissima. Vedete qui a 2 settimane queste foto alla lampada a fessura, insomma è evidente, la cornea trasparente, la pupilla in miosi alla sua forma insomma, naturale, c'è sempre questa iridectomia basale del vecchio intervento e poi vedete nell'ultima foto a destra in midriasi, dopo appunto la dilatazione farmacologica, e si intravede dietro il profilo della IOL di Carlevale, che è ben centrata e ben fissata. Quindi siamo molto contenti. Questa è un'altra scansione all'UBM e vedete qui si vede veramente bene il piano irideo e dietro la IOL di Carlevale, che appare appunto centrata, stabile e non tiltata. Sapete che quando si mette una IOL a livello sclerale c'è sempre un po' la paura del tilting, ma in questo caso vedete come il piano della IOL è parallelo al piano irideo, quindi non c'è tilting e non c'è decentramento. Devo dire che la IOL di Carlevale in questo è veramente eccezionale, perché assicura, grazie alla sua conformazione elastica, come ha sempre detto Carlo Carlevale, che è un nostro grande amico e inventore di questa lente fantastica. Carlo dice sempre che è proprio questo il segreto della Carlevale, essendo un monoblocco, cioè è un unico blocco elastico di un intreccio di varie attiche. Per cui, una volta che il chirurgo mette bene i tasselli, diciamo a ore 3, ore 9, ore 12, ore 6, insomma, ai lati opposti e i tasselli sono ben inseriti dove devono stare, tutto il resto verrà di conseguenza bene, perché le forze si distribuiscono in modo regolare e quindi se i tasselli sono ben posizionati, tutta la IOL è ben posizionata, si stira in modo uniforme e per forza è centrata. Devo dire che questa è una differenza, secondo me, con la IOL a tre pezzi, la tecnica Yamane, che è una bellissima tecnica, ma secondo me perdona molto meno, perché se tutto va bene, la tecnica Yamane è bellissima, ma se durante la procedura il chirurgo involontariamente deforma un'aptica o perché la tira troppo, perché la stira, insomma la deforma, succede che magari un'aptica è curva in un certo modo, l'altra aptica è stirata o allungata e la IOL non sarà centrata perché le aptiche lì non sono elastiche come la Carlevale, lì chiaramente una deformazione, poi quelle aptiche hanno memoria per il materiale con cui sono fatte, quindi il decentramento
è più rischioso in quel caso. Quindi questo è l'UBM. Vedete nella fotina in alto l'endotelio. La nostra grande paura era, insomma, dopo un caso del genere, di aver avuto una grande perdita endoteliale. Insomma, ci chiedevamo, ma quante cellule endoteliali abbiamo perso con tutti questi passaggi avanti e indietro? E non so, forse siamo stati anche un po' fortunati, ma l'endotelio non ha sofferto più di tanto. Vedete, la conta endoteliale è buona, è una buona conta per un post-operatorio, infatti la cornea è trasparente e l'endotelio è tuttora un buon endotelio, quindi è stato veramente sorprendente. In quest'altra immagine vedete, questo abbiamo studiato con l'OCT del segmento anteriore, i tasselli. Qui si vede molto bene, secondo me è una bella immagine che fa vedere il tassello intrasclerale come appare all'OCT anteriore. Quindi sappiamo dal video chirurgico, insomma, si è visto che i tasselli sono stati posizionati in modo regolare, senza problemi, però questa è un'ulteriore prova di come i due tassellini al settore superiore e al settore inferiore sono ben inseriti dentro la sclera e infatti l'aiol è centrata e ben posizionata. Quindi queste sono delle, diciamo, delle prove, delle conferme di come i vari livelli anatomici sono in ordine. E infine la retina. Vedete, qui abbiamo fatto una foto del fundus. Ricordo il paziente con miopia elevata, quindi il paziente che poi ha avuto un distacco di retina recidivato. Quindi, chiaro, è una retina che ha avuto le sue sofferenze, si vede in questa immagine, però è una retina attaccata. E soprattutto, vedete l'ultima slide, è una retina che a livello maculare non presenta nessun problema, non ha edema maculare, perché l'altra paura era questa, no? Con tutte queste manovre, con tutte queste volte che l'aiola è caduta dall'alto al basso, cioè che è successo in macula? Grazie a Dio, niente. Quindi vedete, questo è l'OCT fatto appunto dopo 2 settimane. Non ha edema maculare, è una fovea normalissima e vedete anche l'ecografia che dimostra la retina attaccata in tutti i settori e anche la coroide che ci ha fatto spaventare con quelle bozze coroideali importanti a metà intervento. In realtà lì, come ho detto, c'è stato sicuramente uno sbalzo di pressione, di ipotonia. Durante le manovre in cui io impiantavo la carlevale, ero preso da quelle manovre che mi mettevano un po' in difficoltà. Sicuramente c'era del leakage da questo grande taglio corneale che non era ben chiuso e quindi l'ipotonia ha creato quelle bozze, ma possiamo dire adesso tranquillamente che erano delle bozze di ipotonia transitoria, non emorragiche, solo di ipotono, che si sono risolte già durante l'intervento e non hanno avuto effetti sul post-operatorio. Il visus post-operatorio è tornato quei 4 decimi che, come ho detto all'inizio, un occhio ambliope, quindi 4 decimi è il massimo che quell'occhio può vedere, e vedeva anche prima, con una sfera di meno 4 e un cilindro neanche tanto alto. Noi ci aspettavamo un astigmatismo enorme, perché l'apertura corneale ovviamente è molto grande, avete visto, ho dovuto mettere molti punti corneali, ma il cilindro addirittura è poco, meno 1, un cilindro di meno 1 a 40 gradi. Questo perché, vabbè, lì anche un po' di fortuna, ma avevamo notato nel preoperatorio che aveva questo paziente di base un grande astigmatismo controregola, cioè lui partiva già che aveva un cilindro di più 2 a 170. Vabbè, allora abbiamo detto, vabbè, facciamo l'apertura corneale nel temporale per abbassare un po' questo astigmatismo che aveva già lui controregola. Chiaro che quando apri la cornea a 6 mm non è che fai proprio il calcolo preciso, però diciamo che questa logica un po' ha funzionato e infatti il cilindro è sceso, invece di aumentare è diminuito, quindi siamo contenti. Il tono sui 19-18, quindi un tono buono e vedete la macula è a posto. Questo è il risultato post-operatorio. Ecco, quindi in conclusione, come take home message, potremmo schematizzare un po' 4 punti e 4 aspetti da sottolineare per portarci a casa qualcosa da un caso del genere. Il primo punto è che probabilmente abbiamo noi creato una condizione non perfettamente sicura
e ci siamo un po' complicati la vita. Cosa voglio dire? Che all'inizio tutto si è innescato quando quella yawl è caduta e l'aptica ci è rimasta in mano. È vero che c'è la sfortuna, ma è anche vero che se avessimo preparato meglio prima l'apertura corneale, magari un'infusione in camera anteriore già messa all'inizio, poteva succedere che non dovevamo fare delle manovre mentre tenevamo la lente in mano. Un po' il concetto è che conviene preparare bene tutto il terreno, quindi preparare un'infusione in camera anteriore, aprire già la cornea, magari non in modo ampio, ma fare già una paracentesi, preparare già. Sappiamo già che dovrà uscire la yawl, quindi prepariamo già un taglio da cui uscirà quella yawl. Così che quando è tutto pronto, il momento più delicato, che appunto è la yawl, è veloce. Quindi preparando già tutto prima, come dire, vai 3-2-1, prendi la yawl in mano e la tiri fuori, veloce. E così probabilmente non succedeva tutto questo. Quindi il nostro errore è stato che invece abbiamo preso in mano la yawl e con la yawl in mano abbiamo detto adesso facciamo la paracentesi, che non è sbagliato, però come si è visto, mentre pensavamo a fare la paracentesi, si è rotta l'aptica e la yawl è caduta. Quindi questo ha innescato poi tutto il resto che è successo. Quindi il primo punto è preparare bene tutto il terreno per la fase successiva, per evitare possibili problemi. Quindi pensare sempre al problema che potrebbe capitare. Numero due, la pinza che ho usato all'inizio per togliere la yawl era un po' con la bocca piccola. È vero, sai, in sala operatoria a volte c'è una pinza, un'altra, sì, però adesso non dico che fosse sbagliata perché la bocca comunque la prendeva la pancia della yawl, ma una bocca un po' piccola ovviamente è una presa piccola. Allora, in un caso così dove l'iride cominciava, la pupilla cominciava a stringersi, la yawl, ricordo, era rigida in PMMA. È tutto diverso quando la yawl è morbida, quando togliamo una yawl da sacco che è gommosa. Quelle ne ho tolte tante, a volte addirittura la pinza si incastra col materiale acrilico della yawl che è gommosa, quindi quella è, sembra quasi, a me sembra una caramella gommosa, è facile da togliere. PMMA no, perché è rigido e schizza via come un pezzo di plastica, quindi non c'è una. Non è che si appiccica la pinza, anzi, quasi salta via come un grillo. E infatti, come un grillo, 4 volte è caduta. Quindi, alla fine, ho detto: ho preso una pinza con la bocca più grande, forse non lì poi lo potevo fare subito. Quindi, meglio avere un morso più grande subito, avere una pinza che tiene bene, perché a volte uno sfida un po' la sorte, dice: vabbè, ma sta pinza magari ce la fa lo stesso. Però, meglio andare sul sicuro. Terzo punto, la carlevale. Ecco, questo volevo fare presente un insegnamento che ha sempre detto l'amico Carlo Carlevale e secondo me è una delle cose più importanti che Carlo ci ha trasmesso nei corsi che ha fatto, cioè come fare per non avere problemi con la carlevale. Spesso ai congressi c'è sempre le domande sono: ma io ho paura di romperla, oppure io tiro, mi si spezza, oppure mi tiro fuori l'aptica, mi rimane in mano. Ecco, allora è vero che le cose possono capitare, ma Carlo ha sempre detto, e sono d'accordo, questo caso secondo me dimostra proprio l'importanza di questo concetto, che quando si prende la yawl di Carlevale, la pinza deve prendere esattamente la T del tassello proprio nel punto della T, cioè dove le mie due dita si uniscono. Perché? Perché intanto lì è il punto più solido, quindi è difficile che si vada a rompere alla T. Chiaro che se invece io la prendo un po' all'estremità, un po' storta, un po' magari in modo asimmetrico, si può rompere. E in poi la T è proprio il punto centrale. Quindi, anche se non vedo, perché c'è un momento in cui non vedo, sono sotto l'iride, questo caso che ho mostrato, a maggior ragione, io non vedevo niente, perché io ho preso la T che ero al centro della pupilla, poi buio, cioè io poi avevo in mano non so che cosa, estraevo e dovevo solo sperare che quando uscivo dalla sclera, dovevo sperare di avere ancora la T in mano, ma
Potevo anche trovare che non avevo più niente in mano, che l'aiola intanto mi era caduta giù, o che magari mi trovavo un pezzetto di aptica rotta e il resto dell'aiola nel vitrio, che succedeva, come potete immaginare, un incubo davvero. E invece io dicevo, pensavo alle parole di Carlo, dicevo, io sto zitto, occhi chiusi, tiro fuori statì e ha funzionato. Quindi secondo me questo aspetto è veramente importante, anche in casi più semplici, eh. Se uno prende la T nel punto giusto e ovviamente tiene una, devi ovviamente tenere una bella presa, chiaro che se molli la presa la perdi, ma se tu tieni bello stretto e tiri, anche se non vedi, la T ti segue e così è stato. Quarto e ultimo punto, l'ipotonia che è arrivata a metà intervento, anche quella poteva essere evitata perché lì è stato, sa, nella fretta. Ho chiuso con i punti corneali l'apertura, io ho messo dei punti staccati. È chiaro, metti dei punti, poi sono passato alla carlevale, quindi dopo ero preso dalla carlevale, da queste manovre che ho appena spiegato, ma sicuramente lì, come ho fatto vedere nel video, c'era ancora qualche pizzico, un po' di leakage, perché i punti non erano proprio tutti, diciamo, a tenuta stagna, e quel po' di leakage io non ci pensavo, ero preso da altre manovre. Cosa ha fatto? Ipotonia, e quindi la coroide nel frattempo sotto si sollevava. Non è successo niente, ma poteva succedere qualcosa di grave. Quindi, morale, che poi quello che ho detto all'inizio: meglio fare bene ogni fase prima di andare a quella dopo. Quindi, invece di frettolosamente passare alla IOL perché potevo invece finire di suturare meglio la cornea, controllare magari il leakage, mettere un punto in più, per sicurezza, ma mettiamo anche 2 o 3 punti in più, e poi con calma passare all'impianto della IOL di Carlevale, così ero sicuro che la camera era chiusa. Quindi dai, la conclusione totale può essere questa, nei casi complessi, soprattutto per evitare che un caso difficile diventi un caso da incubo, fare bene ogni passaggio senza fretta, prima di andare a quello successivo. Grazie dell'attenzione.